Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati con la puntata consueta settimanale di Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo. Una settimana, ma io direi una domenica storica, perché per come la vediate, in qualsiasi modo viviate il ciclismo, il successo di Girmay alla Gent-Wevelgem segna uno spartiacque. Primo ciclista del continente africano, dell'Africa nera, che vince una grande classica sul pavé, e questa evidentemente il 27 marzo del 2022 passerà alla storia. E vedremo, poi analizzeremo quello che potrà dare questo successo al movimento ciclistico, che si apre in questo, a questi livelli in maniera prepotente, ad un continente che è sempre stato un po' defilato rispetto alle vicende su due ruote. Parleremo di questo, ma parleremo ovviamente del Fiandre, che ci sarà domenica, grandissimo appuntamento, e poi il ciclismo di casa nostra. Tra poco capirete che cosa e con chi. Lo faremo con voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060, WhatsApp, SMS, le nostre dirette Facebook, sulla pagina di TV6 che è su quella di Velo. Io lo ripeto sempre, sembra, uno mette le puntate e l'inizio è sempre più o meno uguale, non sono rincitrullito, è solo che magari rinfrescare la memoria non fa mai male. Lo faremo soprattutto con i nostri ospiti. Ovviamente parto dall'ideatore della trasmissione, questa sera ha cambiato gli occhiali per l'occasione. Come vanno? Luciano Robottini, ciao Luciano. Buonasera Jacopo. Devi ancora abituare. E buonasera a tutti. Devi ancora sì, abituare. Un occhiale nuovo, quindi devo ancora vederci chiaro, insomma. Ecco. Eh sì, invece al tuo fianco, ecco perché dicevamo ciclismo di casa nostra, ma ciclismo davvero di base, che entra nelle scuole e ci fa particolarmente piacere tornare ad avere nel nostro studio Moreno Di Biasi. Ciao Moreno. Buonasera, grazie per l'invito. Poi ovviamente con te parleremo dei progetti, progetto scuola, che poi va parallelamente a quello della tua squadra, che è stata protagonista a Scerni. Insomma, tantissime cose da raccontarci. A proposito di vista, questa sera con le lenti? Lenti? Sì, Riccardo Magrini, ciao Riccardo. Ho le lenti progressive. Le lenti progressive. Ho fatto un esperimento, stasera sono senza occhiali, come vedete. No, ci vedo bene. Ci vedi bene? Meno male. Pronto per il Fiandre? Com'è? Pronto per il Fiandre? Io non vedo l'ora, è la corsa più bella che c'è. Eh sì. E domenica cominceremo alle 10, la faremo tutta in diretta, e quindi non vedo l'ora, anche se magari c'è un'anteprima di una corsa un pochino più meno prestigiosa, che è il Gran Premio Indurain, ma è prestigioso lui, e quindi sabato faremo anche un'escursione in Spagna. Però il Fiandre è bellissimo, e poi ieri abbiamo visto l'attraverso le Fiandre, che non è, cioè, una minima parte, però abbiamo respirato già l'aria che tira, grande velocità, grandi attacchi. Mi aspetto una bella corsa, ci divertiremo sicuro domenica. Non parlare di grande velocità, altrimenti apriamo un fronte. No, ma l'ho detto apposta, perché sono andati piano anche ieri. Di grandi velocità, che altrimenti apriamo un fronte da cui potremmo non uscire a brevissimo termine. Riccardo, secondo te l'altro ospite in stanza con te è contento della giornata storica di domenica alla Gent-Wevelgem? Ci picchia se è contento. Valentino Sciotti, ciao Valentino. Ciao, buona serata a tutti. Sei contento? Immagino di sì. Oddio, è difficile non esserlo. Certo, assolutamente. Peraltro poi vedremo anche delle belle foto del successo di Girmay. Lo ricordiamo che Valentino è uno degli sponsor della Intermarché, e quindi è particolarmente orgoglioso di una vittoria che ha, ripeto, comunque la vediate, qualcosa di storico. Noi ci fermiamo per la pubblicità, l'anteprima finisce qua. Prima però devo salutare Maurizio Daguin in regia, lo saluto davvero tanto. Ci fermiamo, pubblicità, poi torniamo, velo numero 4.
I need a bag, bruh. Send it to Quigley. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Got old problems with a friend's new. Taccone Biker. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Di nuovo insieme per il quarto appuntamento con Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Come detto nell'anteprima, è stata una domenica storica per il ciclismo, perché mai un atleta dell'Africa Nera aveva vinto una grande classica come la Gand Wevelgem. Mentre rivediamo le immagini di domenica, io chiedo, prima di entrare nel merito della corsa, chiedo a Valentino Sciotti, che saluto di nuovo, che è in collegamento con noi. Valentino, te che ti occupi da sempre di ciclismo, che è la tua passione, da sempre divino perché è il tuo lavoro e la tua vita, ma ti occupi anche un po' delle trasformazioni che questo sport può avere in ambito globale, al di là della felicità per essere parte comunque come sponsor della Intermarché. Credi davvero che questo successo possa cambiare anche la percezione che si aveva fino a sabato di questo sport? Ma guarda, i talenti possono nascere in tutto il mondo, quindi non è che il talento nasce solo in certi posti. Certo, nazioni che hanno più tradizione sono un attimino avvantaggiate, anche perché è più facile scoprirli questi ragazzi. C'è da dire che sto ragazzo è stato molto avvantaggiato, che ha fatto l'attività giovanile in Europa, perché se la faceva in Africa con tutto il talento che ha, le sue gare erano pronti, via, decideva quando staccare tutti, se ne andava e vinceva. Poi invece quando arrivava in Europa, che danno le mitragliate di scatti, vanno in difficoltà. Questo succede in tanti paesi emergenti dove mancano i grandi numeri del ciclismo. Lui invece ha fatto anche l'attività giovanile da noi, grazie al programma UCI con la società, col team dell'UCI su in Svizzera, e questo sicuramente l'ha avvantaggiato tantissimo.
viene da una zona anche in quota, quindi lo vediamo anche nelle corse podistiche, sono persone che hanno dei motori nettamente superiori perché sono abituati a lavorare con poco ossigeno, poi quando scendono giù da noi sembra quasi che gli arriva un extra per grazia ricevuta e danno delle prestazioni ancora migliori. Però il ciclismo non è solo quello, il ciclismo è testa, queste gare qui le vinci con la testa, il ragazzo ha dimostrato veramente di saper gestire a livello tattico un grande evento con una freddezza incredibile. L'ha fatto Arelbeck e l'ha rifatto pochi giorni dopo sulla GAN, quindi cosa dire? Certo. Non è una sorpresa in senso assoluto, non era il favorito numero uno, però era lì, era nei dieci. Assolutamente. Peraltro noi un paio di settimane fa, prima della Sanremo, avevamo avuto Andrea Tafi, che ci aveva segnalato per la Sanremo questo ragazzo. Ha detto attenzione perché c'è il ragazzo eritreo che è molto molto bravo. Poi la Sanremo poi non l'ha vinta, però... Però è stato dodicesimo, non è che è arrivato dodicesimo, è arrivato alla Sanremo, non è che sia arrivato evidentemente molto aveva già un background, come dice Valentino Luciano, che faceva presupporre questo ragazzo che non so se le ha compiuti a ore 22 anni, un ragazzo giovanissimo, davvero giovanissimo, che potesse prendersi la Gant Wevelgem. Peraltro lo vediamo, questo è lo scatto di Van Aert sull'ultimo passaggio sul Kemmelberg, che poi viene ripreso, cioè insomma nemmeno la Gant più, più comoda del mondo. Do ragione a Valentino quando dice che questo è un ragazzo di grande talento, quindi quando hai il talento e hai avuto la fortuna anche di crescere in Europa, quindi già nelle categorie dilettantistiche hai avuto delle esperienze decisamente importanti. Poi ricordiamo pure è arrivato secondo a un campionato del mondo under 23 e lì abbiamo scoperto veramente questo ragazzo. Però io ritengo che oltre al talento, oltre all'abilità, perché poi sa andare anche in bicicletta, perché in un percorso molto ma molto complicato come la Gant Wevelgem, dove qui vediamo strade larghe, ma ci sono tratti di strada di 4 metri, devi prendere la salita davanti, quindi dovrebbe essere un corridore molto abile anche a interpretare la corsa nelle primissime posizioni. E poi secondo me c'ha una grande qualità, che è un corridore che ha grandissima fama, perché venendo da paesi diciamo poveri, con questa grande voglia di emergere e tutto, quindi io ritengo che questo è un ragazzo che nel giro di 2-3 anni non sarà un campionissimo di vertice, ma sicuramente sarà un corridore che crescerà ancora molto e secondo me lo rivedremo a battagliare nelle grandi classiche del ciclismo mondiale. Riccardo, vengo da te perché noi negli anni abbiamo parlato sempre con un'accezione un po' deteriore di internazionalizzazione del ciclismo. Poi arrivano le giornate come quella di domenica in cui dici, beh, meno male che a volte succedono cose che non ti aspetti e che un ragazzo eritreo cresciuto in Europa possa far suo una corsa che così fisionomicamente probabilmente nessuno gli avrebbe affibbiato. Che data era quella di 27 di domenica? Marzo. 27 marzo. Aspetta, Perché, lo sai perché non si vede? Te lo dico io. Perché hai fatto lo sfondo? Ora ti faccio una cosa, ti mando un messaggino. Va, te lo Vai. Mando. Te Mandami lo mando, un messaggino. Te lo mando sul nostro gruppo. Perché Vai. Ora te hai fatto giustamente il buon Tafone, aveva detto bene. Però un mio amico, domenica 27, non ridere te dietro là, ideatore della trasmissione. Perché allora, 27 marzo, ti hanno scritto. No, guarda l'ora. Allora, aspetta che devo togliere la rotazione così provo a farlo vedere. Perché c'è l'ora. Chi vince in Belgio? E te rispondi, mi piace Girmay alle 9.50. No. Ti hanno scritto alle 9.22. E te hai risposto alle 9.50.
risposto un po' più in là, io dovevo fare il Catalogna. Dovevo fare il Catalogna perché queste considerazioni che aveva fatto anche Luciano prima e Valentino, sì, grande sorpresa, però l'Etwalk lui aveva fatto un quinto posto di grande qualità, corridore che pedala bene, e io ho sempre avuto fiducia in questi ragazzi perché prima o poi dovevano venire fuori, perché come ci sono stati i maratoneti nella vita che ci hanno veramente deliziato, la maratona è uno sport paragonabile alle nostre corse perché c'è un fondo, poi lui è anche veloce, con quelle gambine lì è velocissimo, e un altro che è anche veloce, che oltretutto va forte in salita, è quel eccolo qua, guarda qua, grazie, te l'abbiamo anche messo lo screen, no, che mi hai mandato. No, perché l'ho fatto, ma non perché non per essere bravo. No. Era un'intuizione, ho detto un nome solo, secco. Poi a questo mio amico gli ho detto: guarda, stai attento, potrebbe anche esserci Stuyven che potrebbe cercare di fare la cosa. Guarda caso, erano non quattro, c'era anche Stuyven. Ma al di là di questo, quello che ha fatto sto ragazzo a me non mi ha sorpreso, perché già quest'anno è un anno particolare per questi ragazzi, non sarà la prima e l'ultima, questa qui vedrai che lo rivedrai anche, e ora vabbè, tocca ferro Valentino, tocca da tutte le parti, però lui farà il Giro d'Italia e sono convinto che al Giro d'Italia questo ragazzo ci farà vedere. Prima di tutto sono proprio bellini, sono simpatici. Natalino, come si chiama noi, Tesfasion, è un altro della scuola di Ghirmai, e anche lui è molto veloce, oltretutto va anche in salita. Sono convinto che questi due ragazzi, chiaramente uno corre con Gianni Savio, però gli ho detto l'altro giorno di rimettersi i denti perché è buffissimo, perché ha detto lui c'ha i denti, deve andare in Eritrea a rimettersi, ma sono simpatici, sono personaggi che fanno bene anche al nostro sport, perché fino ad ora insomma c'era questa, no, insomma noi si parte sempre dal presupposto l'Europa, la Francia, l'Italia, il Belgio, le classiche nazioni, la Spagna, le classiche nazioni che hanno dato tanto al ciclismo. La globalizzazione ha fatto sì che, come diceva prima Valentino, ci possa essere dei corridori nel mondo che magari non ti aspetti. Ghirmai ha fatto un numero sorprendente, storico, però io ti ho mandato quel messaggio perché per me non era una, non era una sorpresa, sono contento, sono felice di questa vittoria. Ti posso chiedere se possiamo far vedere, visto che hai portato bene, al terzo ospite in piattaforma possiamo riproporre il tuo messaggio, che forse è il più contento di tutti quanti. Valerio Piva, buonasera direttore. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, innanzitutto complimenti, perché essere protagonista di una giornata, ecco, questo è il messaggio che Riccardo ha mandato ad un suo amico che gli chiedeva chi vince in Belgio. Ora infatti tutti, cioè, speriamo che risponda più spesso con i successi di Biniam Ghirmai. Ma speriamo che di sì, adesso per un po' è in vacanza, diciamo, sì. È tornato a casa, però a partire dai primi di maggio ritornerà e speriamo che Riccardo mandi un po' più spesso questi messaggi, che così cercheremo di vincere qualche tappa al Giro d'Italia. Ecco direttore, noi volevamo saperne un po' di più. Scusami, sì. C'ho un messaggio ma non te lo dico perché al Fiandre insomma può dubitare, però io quest'anno Christophe lo vedo pedalare molto forte, sì. Non ha ancora trovato il verso giusto, secondo me, aiutato da un grandissimo, noi lo sottolineiamo sempre, Andrea Pasqualon. Andrea Pasqualon, sì. Che si è dedicato completamente a lui. Vabbè, te lo manderò a te Valerio Internos. Va bene, grazie. Oh, direttore, noi abbiamo provato un po' a descrivere questo ragazzo, abbiamo anche parlato di questa internazionalizzazione del ciclismo e quella di domenica, comunque una giornata storica. Che riflessi, stavo parlando di quali riflessi possa avere il fatto che
perché poi il giorno dopo, il lunedì, molti quotidiani, anche esteri, hanno preso, perché evidentemente non era una cosa che ci si aspettava, hanno preso la vittoria di questo ragazzo come un simbolo, se vogliamo, di una nuova frontiera di questo sport. No, chiaro che il fatto che abbia vinto la Gambergen, pur essendo giovane, inaspettatamente, è un ragazzo che viene da un continente tutto da scoprire, quindi questo è quello che ha fatto un po' sensazione e che interessa a tutti. Ci sono diversi corridori che stanno entrando nel nostro mondo. Chiaramente questo è entrato veramente dalla porta principale, cioè aveva già dimostrato, come ha ben detto Riccardo, qualcosa, cioè non è uno sconosciuto già da giovane, già da juniores, ha dato dei segnali. L'anno scorso, quando l'abbiamo ingaggiato, ha vinto subito una gara con noi, quindi sapevamo che aveva stoffa e talento, però sai quanti ne passano e hanno questa stoffa e talento e poi si perdono. Chiaramente non è, questo è l'inizio, voglio dire, c'è ancora tanta strada da fare, bisogna stare coi piedi per terra. E niente, l'Africa è un continente che, secondo me, l'ho sempre detto, ci sono corridori a piedi, sono presenti in tutti gli sport, perché non nel ciclismo. Chiaramente ci vogliono le infrastrutture, ci vuole la gente che li aiuta, bisogna organizzare le gare, bisogna seguirli, e questo è un lavoro che non è mai stato fatto o è troppo poco, quindi devono venire qui in Europa. Non è semplice, lui ha avuto la fortuna di farsi vedere e poi di essere portato via l'UCI in Europa, e qui ha trovato spazio e ha trovato la possibilità di far vedere quello che vale. Chiaramente ce ne sono altri, sicuramente ci saranno, come in tutto il mondo, i campioni nascono dappertutto. Chiaramente devono avere attorno delle strutture e delle persone che li aiutano. In Belgio, in Italia, in Belgio soprattutto, dove abito, tutti i giorni un ragazzo apre la porta di casa e gli passa sui piedi una gara. È chiaro che i genitori, i nonni, i zii hanno corso in bicicletta, quindi è più facile essere in contatto o intraprendere questo sport. Purtroppo in Africa non è così, certo. Quindi hanno bisogno di essere aiutati. Luciano. Sì, buonasera Valerio, innanzitutto ti ringraziamo per il tuo intervento, sappiamo tutti che tu ci stai parlando dal Belgio addirittura, quindi ti faccio i complimenti perché tu sei uno di quei tanti tecnici che l'Italia ha prodotto e sta producendo a livello di squadre Pro Tour. Tu hai lavorato anche in passato con grandi team, grande esperienza. Quindi se questa vittoria arriva da questo ragazzo, probabilmente, ne sono quasi certo, diciamo che di merito tuo ce n'è veramente tanto. Però Valerio, io avevo visto metà dicembre le squadre Pro Tour nella lista della Intermarché, non c'era appunto Benjamin Girmay. Quando l'avete preso questo corridore? No, lui è stato ingaggiato da noi già a agosto dell'anno scorso. Lui correva nella Delco Marseille che chiude, e noi lo ingaggiamo a agosto, cominciato dal 1 agosto a correre con noi. Ha vinto Besançon Classic, una gara in Francia, il giorno dopo fece secondo battendo Quintana, fra l'altro, e poi ha corso con noi, ha fatto la Milano-Torino, l'ultima gara che ha fatto qui in Europa è stata la Milano-Torino, poi è tornato a casa e lui era stato ingaggiato con noi, cioè lui era già con noi l'anno scorso, diciamo. Dopo, cioè forse c'era un errore nella lista, non lo sì, so. Nella lista, non c'era nella lista. Ma dopo questa bellissima vittoria vi siete relazionati con Valentino Sciotti, che abbiamo qui con noi? Io purtroppo no, non personalmente, però ho seguito un po' i suoi messaggi, veramente molto, molto interessanti e che dicono la verità alla fine.
È così, scoprire dei giovani fa piacere, averli poi in squadra fa ancora più piacere e niente, noi siamo felici di averlo, vogliamo tenerlo il più lungo possibile insieme ai nostri sponsor chiaramente che ci danno una mano grande. Valentino, questa possiamo dire che a livello di successo, non dico il fatto che fosse inaspettato, però a livello di gioia, come lo paragoni? Ecco, noi l'anno scorso ti avevamo fatto rivedere le immagini di quel successo di Petacchi al Tour de France del 2010, paragonabile di più di meno, cioè come incastoni questo successo di domenica? Guarda, io a prescindere mi piace sempre andare contro i pronostici, anche se devo dire che Riccardo l'aveva centrato, però diciamo che non era il favorito numero uno. Si era visto Jarebel, che aveva una gran bella gamba. Del ragazzo me ne avevano parlato già benissimo Johnny Carrera quando mi presentò l'opportunità di legarmi al team. Mi ha detto: guarda, a parte mi ha parlato benissimo del team, e c'è una cosa da dire, ha vinto lui, ma nel primo gruppo c'erano quattro ragazzi del team, che era un primo gruppo che non era così grande. È stata secondo me tutta la squadra che ha dimostrato che sta in uno stato di forma incredibile, e quindi una sorpresa, ma una sorpresa fino a un certo punto. Se poi andate a vedere ciò che ha fatto sto ragazzo da quando aveva 19 anni in poi, ha sempre dimostrato grande talento in gare che purtroppo non erano di altissimo livello. È entrato nella squadra giusta, è entrato nel contesto giusto, è stato seguito nel modo giusto, e poi sai, quando c'è talento, il talento viene fuori. Direttore, adesso, prima Riccardo giustamente diceva un grande Christoph che sta pedalando bene, un grandissimo Pasqualon che anche alla Ganda è andato molto molto bene, adesso c'è il Fiandre. Non c'è Ghirmai, ma c'è la vostra squadra. Prima un nostro telespettatore, Stefano da Pescara, ci ha detto: mi dite quale italiano potrebbe dire la sua nelle classiche di aprile. Innanzitutto le faccio analizzare il Fiandre di domenica per la vostra squadra, soprattutto con un occhio ad Alexander Christoph. E chiaramente abbiamo ingaggiato Alexander per cercare di rinforzare la squadra nelle classiche del pavé, soprattutto dove l'anno scorso onestamente abbiamo peccato, abbiamo cominciato a avere qualche buon risultato diciamo dopo le classiche, quindi era un obiettivo rinforzare la squadra, e con Alexander abbiamo preso un grande campione che ha già vinto il Fiandre, che ha già esperienza. Insieme a lui chiaramente abbiamo già degli corridori come hai detto bene te, Pasqualon, che anche ieri ha finito dodicesimo, cioè in condizione, Petit che è anche lui un ragazzo molto di esperienza, sempre stato utile nelle squadre dov'era, quindi abbiamo una squadra costruita attorno ad Alexander. Chiaramente ok, non c'è Ghirmai, che avrebbe potuto sicuramente essere di grande aiuto e essere in supporto a tutta la squadra, però cioè, sono state fatte delle scelte da lontano e non possiamo spremere questo ragazzo così subito, e cioè dobbiamo lasciarlo crescere, lasciargli il tempo di recuperare anche queste corse, questi sforzi che sono molto importanti. Quindi la squadra sarà sicuramente attorno ad Alexander. Avremo Taco anche, non dimenticavo Taco, sì, van der Hoorn, che è un corridore che ha già dimostrato di essere capace di andare forte da solo, ma anche in questo tipo di corse molto adatto, è più motivato per la Roubaix che per il Fiandre, però è un corridore di peso, è un corridore che sarà utile all'economia della squadra. Chiaramente non siamo i favoriti, però come ha detto bene Valentino, abbiamo un gruppo di corridori che sono sostenuti da una buona condizione, e quindi non sarà a noi fare la corsa
di controllo o avere il favorito numero uno, quindi potremmo sicuramente inserirci in qualche movimento e vedere un po' da partire da lontano o anticipare. Il Fiandre non è così semplice, bisogna conoscere il percorso soprattutto e abbiamo uomini che hanno questa conoscenza, questo è già un vantaggio. Valerio, ascolta, noi Ghirmay praticamente lo rivedremo al Giro. Qua, noi siamo oramai curiosi di capire le qualità di questo corridore, ma quando siete anche voi curiosi di capire, perché anche per lui sarà la prima esperienza di una grande corsa a tappe, secondo te questo ragazzo effettivamente potrebbe essere forte anche in una corsa a tappe? Ma io non penso, da quel poco che lo conosco, non è che ci lavoro da tantissimo tempo, però abbiamo già avuto qualche mese di tempo per vedere e per vedere soprattutto le caratteristiche che hanno. Per il momento non è un corridore da classifiche da grandi giri in questo momento. Poi vedremo, col passare del tempo potremo anche... potremmo vedere dove può arrivare. Le salite lunghe in questo momento non penso che non le abbia mai neanche fatte, non si è mai allenato, quindi il primo giro che farà sarà il Giro d'Italia e quindi è un incognito per lui e per noi. Sicuramente potrà essere protagonista nelle tappe, questo è l'obiettivo di quest'anno, venire al Giro e cercare di far bene in qualche tappa. Individueremo sicuramente le tappe date a lui e sicuramente la sua squadra sarà là attorno a lui. Da qui a dire che sarà un potenziale vincitore di un grande Giro, io penso di no in questo momento e c'è ancora tanta strada da fare. Oh, le faccio rispondere al messaggio che è arrivato prima da casa, direttore. Invece, tolta la vostra squadra, quale corridore italiano vede meglio per le classiche di aprile? Ma in questo momento abbiamo avuto Bettiol che l'ha vinta il Fiandre, quindi, però in questo momento non lo vedo ancora in condizione, cioè almeno non ha ancora fatto vedere niente di una condizione da poter dire ok, sarà là. Poi altri corridori adatti a questo tipo di corse non vedo un corridore italiano in questo momento capace di poter essere tra i protagonisti nel finale del Fiandre. Qualche corridore che potrà mettersi in mostra o essere protagonisti è possibile, però un corridore come Moscon, che sulle carte era un corridore per queste corse, ma anche lui ha dimostrato di non esserci ancora, quindi non lo so, per secondo me dobbiamo aspettare un po' per le corse soprattutto del pavé e magari aspettarci un po' più nelle corse delle Ardenne per vedere. Valentino, certo. Valentino, torno da te perché oggi insomma in un post social hai detto per una sera mi prendo una pausa dal mio mondo, il vino, per tornare a un amore antico che è quello del ciclismo, però io penso che queste giornate qua poi in realtà le solo amplificano quelle emozioni che non riesci evidentemente a metterti alle spalle, perché in un altro modo sei di nuovo ancora fortemente in questo mondo con due ruote. Ma io ho la fortuna di poter essere un tifoso, quindi lo vivo come tifoso, il lavoro lo fanno i team, loro se lavorano bene mi diverto ancora di più. Diversamente io ho sempre apprezzato lo sport a prescindere da chi vince e penso che questo deve essere il messaggio più bello che dà il ciclismo. Raramente nel ciclismo accadono episodi di violenza perché tutti rispettano chi è più bravo a vincere, o perché è più forte o perché è più intelligente o perché ha la giornata più fortunata. E io sono uno di quelli, io lo seguo, mi innamoro, passo quel momento di gioia e già sto ripensando al mio lavoro, a cosa devo fare, perché il ciclismo mi ha insegnato proprio quello, lavorare duro per raggiungere obiettivi. Ecco qua, questa sera, no, fammelo leggere Maurizio, questa sera lascerò il mio mondo dei vini per dedicarmi al mio amore di sempre, eccolo qua. Ovviamente sono... è arrivato prima del mondo dei vini, è vero.
È vero, Luciano. Valentino, sappiamo tutti che tu sei un grandissimo appassionato, però tu quando è che hai capito che il ciclismo poteva essere un modo di far crescere anche la tua azienda? Guarda, è stata una casualità. Una sera venne Danilo Di Luca da me a comprare dei vini, il magazzino era chiuso. Ho detto va bene, guarda, ti accompagno io, ma è inutile che ti faccio tornare un'altra volta per prendere il vino. Mentre l'accompagnavo mi parlò della possibilità di sponsorizzare il ciclismo, io non avevo neanche idea dei numeri, di nulla, e se io fossi in grado o meno. A un certo punto mi disse, guarda, a me fa piacere che tu ti fai una chiacchierata col mio manager, e incontrai Johnny Carrera, mi ricordo era a Milano a fare un corso di marketing alla Bocconi, in più stavo preparando la maratona di New York. Lui mi aspettava e io mi sono dovuto fare 19 chilometri con ripetute, tutto il resto, ero finito, sfinito, ho fatto più per cortesia che per altro, perché ero convinto che non se ne facesse nulla, e poi sono entrato nel ciclismo, eccomi qua. Valentino, ma perché oggi in Italia si fatica, le aziende faticano ad entrare in questo mondo quando tu ci stai con grande passione? Oggi manca una grande squadra Pro Tour, però si fa veramente fatica a trovare aziende che sponsorizzano questo sport. Secondo te perché? Guarda, io penso che il mondo del ciclismo si deve chiudere in una camera senza risalto mediatico. E tutti gli attori coinvolti devono fare un piccolo esame di coscienza e capire cosa va cambiato, cosa va migliorato, per far sì che la nazione, che è sempre stata da traino a tutto il settore, esca da questo anonimato dove non si può permettere neanche una squadra nel mondo World Tour. Ci sono tante cose che vanno cambiate, voi lo sapete, io più di una volta mi sono lamentato quando non ho potuto fare il Giro d'Italia con le squadre che sponsorizzavo. E diciamo che il ciclismo, gli sponsor italiani non sono mai stati particolarmente difesi. L'anno scorso mi ricordo che chiesi di poter far fare al team israeliano che sponsorizzavo il Giro d'Italia Under 23, dove veramente di possibilità ce n'erano 100.000, ma l'unico team straniero che aveva lo sponsor italiano era la Israel, e malgrado tante belle promesse non li invitarono. Ma come vuoi avvicinare uno sponsor all'Italia? Io vi posso dire una cosa, mi sono avvicinato veramente in un modo molto casuale e rocambolesco all'Intermarché, e vi devo dire che è dura andare via dopo che hai provato un'esperienza simile. E noi non riusciamo, non ancora capiamo come funziona il mondo del ciclismo e come dobbiamo lavorare per mettere su un team importante. Abbiamo i migliori tecnici del mondo, li abbiamo sparpagliati in tutte le squadre e non siamo in grado di mettere in piedi un progetto che sia interessante e che riesca ad amalgamare l'imprenditoria migliore italiana, perché guardate bene, i più grandi imprenditori italiani che hanno aziende che sono 100 volte più grandi della mia sono tutti appassionati di ciclismo. Se poi non riusciamo a fargli fare una sponsorizzazione che ha un ritorno mediatico pazzesco, perché io ho visto solo con la vittoria di domenica scorsa tutta la rassegna stampa internazionale che è venuta fuori, è qualcosa di impressionante. Se poi ci mettiamo tutte le persone che erano davanti alla TV, se poi calcoliamo che il Tour de France è il terzo più grande evento sportivo al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio, ci rendiamo conto che l'investimento è ridicolo e che non sappiamo vendere il prodotto, tutto lì, non sappiamo dare delle garanzie. Cosa vuoi fare? Però il discorso è chiarissimo e assolutamente condivisibile. Mi viene da girare la considerazione di Valentino Sciotti proprio al direttore, a Valerio Piva. Direttore, ma lei abita in Belgio, ma poi è italiano ovviamente. Come mai? Cioè, perché poi una spiegazione anche solo parziale, più spiegazioni andranno comunque date, una motivazione al perché succede questa cosa che diceva Valentino. Perché abito in un paese dove ci sono, grande come la Lombardia, Piemonte, e abbiamo tre squadre World Tour.
e altre continentali. Cioè, voglio dire, ok, il Belgio è una nazione dove ogni corsa è trasmessa in diretta in televisione da tutto l'inverno, il ciclocross, fino a tutte le gare che ci sono in quasi tutto il mondo. Quindi è una nazione che è molto legata al ciclismo per tradizione, ma c'è, diciamo, non dico che c'è la fila per fare le sponsorizzazioni, ma ogni anno le squadre trovano sponsor, aggiungono sponsor. Vuol dire che c'è veramente un interesse o c'è un ritorno sicuramente molto importante. Il perché non succede in Italia, cioè, è una domanda, non lo so. Noi abbiamo la storia più grande, la storia del ciclismo è nata in Italia, diciamo, il ciclismo è nato in Italia, in Francia, in Spagna, e noi siamo, non abbiamo ancora, non abbiamo più una squadra che sostiene questo grande sport. Quindi il perché, forse i giovani si stanno anche allontanando da questo sport, forse le infrastrutture impediscono ai giovani di praticare il ciclismo come andrebbe fatto in sicurezza. E poi forse, penso che sia anche un fattore importante, mancano degli idoli, manca il grande atleta che fa l'impresa e che stimola e che spinge a praticare questo sport, e penso di conseguenza anche ad attirare poi potenziali sponsor che vedono magari un ritorno di immagine con un personaggio italiano. Chiaro che non nascono tutti i giorni, però bisogna aiutarli anche a venire fuori, quindi il movimento c'è, è che bisogna dargli dell'ossigeno. Riccardo, ti vedevo molto concentrato su questa discussione, eh? Poi ovviamente, siccome abbiamo anche Moreno Di Biase, poi dopo la pubblicità, dopo il tuo intervento andremo in pubblicità, poi dopo la pubblicità sentiremo anche Moreno sull'argomento. Beh, in questi casi, visto che per altro sport siamo reduci da un fallimento clamoroso proprio 7 giorni fa mentre noi eravamo in onda, spesso e volentieri però la discussione mi sembra incentrato più sull'apice, cioè perché non accadono certe cose al massimo del professionismo, perché è l'unica domanda che forse conviene farsi dando delle spiegazioni in alto per non vedere le motivazioni che ci sono in basso, da dove parte il movimento per poi arrivare all'apice. Io non lo so, è una considerazione, non so se te sei d'accordo. Io ero concentrato su quello che diceva Valentino e Valerio, ma io credo che sia soltanto una questione culturale. In Italia non c'è cultura. Lui mi parla del Belgio, la cultura belga è quella che è un corridore di valore, non può uscire di casa perché c'è la gente, la folla che lo insegue per fare un selfie o per chiedergli un autografo, ma non succede solo su un corridore belga, ma gli succederà anche a Ghirimai, a tutti. Io sono stato al Fiandre ormai nel 2007, scusate, quando vinse Ballan. Mi fermavano per chiedermi gli autografi, avevo smesso nel 1986. Scusate, capite la differenza? È quella, è tutto lì. Si parla di Slovenia, dice, ma come mai Slovenia? La Slovenia è uguale più o meno al Belgio, c'ha 2,5 milioni di abitanti, però partono dalla scuola, partono dalla base, fanno tanta attività, poi scelgono, magari poi trovi talenti anche in altri sport. In Italia manca la cultura, ragazzi, ma se devi essere costretto a vedere in prima pagina un corridore perché sta male, come è successo a Sonny Corbelli purtroppo nella tappa del Catalogna, e la prima pagina di Gazzetta dello Sport apre col titolone Colbrelli e Moric che vince la Milano Sanremo, che è la loro corsa, non c'era neanche, e lì chiudi il cerchio. Poi si può analizzare mille cose, ha detto bene Valentino, bisognerebbe che si chiudessero in una stanza,
ma buia però. Certo. Perché qualcuno magari ne toccherebbe anche tre o quattro pacconi nella testa, cioè Bonari. Certo, ovvio. Però, guarda Riccardo, ti giro la considerazione a Moren di Biase, che con i ragazzi ha iniziato anni fa, che continui nei progetti, poi li vedremo anche nel dettaglio, e l'interesse non è vero che non c'è, c'è come, vero? Guarda, l'interesse c'è, però dobbiamo essere bravi a entrare noi nelle scuole e portargli a far scoprire il ciclismo, a farli interessare comunque di questo sport. Della vittoria dell'Eritreo, l'immagine che mi ha colpito di più è l'ultima finale che avete fatto, due passaggi del suo rientro in Africa e dell'accoglienza di centinaia di bambini che hanno scoperto uno sport. Io penso che dal giorno dopo spero che tutti abbiano la possibilità di pedalare, forse no, ma qualcuno investirà sicuramente anche in Africa, quindi spero sia un volano per i bambini e per questo sport. Poi per quanto riguarda il discorso delle scuole, sì, avete toccato il punto più importante, perché come diceva Piva, il ciclismo parte dalla base, parte dalle scuole. Io so che in Belgio ci sono ciclisti, anche abruzzesi, Masciarelli in Belgio, mi ha raccontato che lì esistono delle scuole, ecco, questa è l'immagine, bellissima, penso che quei bambini staranno tutti in bicicletta da quella vittoria. Ma mi dice Masciarelli che lì ci sono delle scuole statali dove hanno già l'orientamento per il ciclismo, cioè lì studiano, si allenano, vanno nelle officine a fare i meccanici, a imparare a fare i meccanici, quindi partono veramente dalle basi, quindi poi non dobbiamo meravigliarci se in Belgio abbiamo tutti questi fior di campioni. Io ci sto mettendo veramente un grande impegno, e vi dico, e poi ne parleremo perché vi ho mandato anche un po' di materiale, in questi giorni sto facendo progetti in 5 scuole tra elementare e media a 1000 bambini. E quindi devo dire che sono fiero di quello che sto facendo e spero che in altre parti ripetano, ma sicuramente con dei progetti si sta muovendo Sport e Salute, la Federazione, il CONI si stanno muovendo, però si può fare sempre di più. Certo, questa crisi di vocazione che oggi c'è in Italia verso il nostro sport va sollecitato con i progetti che fa Moreno, perché sì, veramente ma tu Moreno probabilmente sei uno dei pochi in Italia che hai avuto il coraggio di disturbare le scuole, i presidi, ed entrare con, però come mi avevi detto prima, c'hai una grande risposta perché i bambini ti seguono veramente con molta attenzione e con molto entusiasmo. No, c'è una grande risposta, però dall'altra parte ci sono tanti bambini che non conoscono ancora questo sport, cioè bambini che non hanno mai visto ancora un Giro d'Italia in televisione. Trovo bambini che a 14-15 anni, c'è una percentuale del 5-6% che non ancora riesce ad andare in bicicletta in equilibrio, che magari non ha tolto le rotelle, quindi veramente la percentuale c'è, però dovrebbe essere molto più alta. Certo, prima di chiudere, andare in pubblicità perché sono in ritardissimo, a proposito di cultura sportiva, come diceva Riccardo, che ha preso apprezzamenti anche da casa, è proprio delle ultime ore, non so se l'avete vista, la foto che è stata molto virale di quella chiesa ad Ascoli che è stata ripulita nel tetto e sono venuti giù talmente tanti palloni che erano lì da tempo, no? Che è diventata veramente una foto iconica. Questa mattina c'era un articolo molto bello su Repubblica, che secondo me fotografa bene la questione. In quella piazza non c'è un procuratore, non ci sono presidenti di Serie A con i loro appetiti, non ci sono gli ambulanti del senno del poi, magari c'è il mercato ma non il calciomercato. E anche se la si liberasse, nonostante l'invito degli assessori a riprendere le strade dopo 2 anni di ritiro cautelare per la pandemia, la sensazione è che i bambini e adolescenti si siederebbero di lato su qualche panca a fissare lo schermo dei cellulari. Oh, guarda sta foto dei palloni in piazza, te la mando. Questo penso che riassuma benissimo la cultura che in alcune parti, specie nel nostro paese, manca. Ci fermiamo per la pubblicità, eccolo qua, I Palloni della Libertà di Ascoli Piceno. Leggetelo perché è un pezzo fantastico che ci racconta molto dello sport e della cultura italiana. Ci fermiamo, torniamo tra poco.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Velo dopo la pubblicità. Intanto salutiamo la piccola Maria Franca che ti ha scritto prima un messaggio. Moreno, sono Maria Franca, ti voglio bene, ci sta seguendo, la salutiamo. Durante le tue lezioni mi diverto sempre, ti saluta anche mamma, e questo ovviamente fa particolarmente piacere perché restituisce il senso del lavoro che fai. Saluto, contraccambio. Andiamo un attimo dal direttore Valerio Piva, che tra un po' saluteremo, ovviamente ringraziandolo per la disponibilità. Prima di entrare però nel discorso Fiandre a livello di evento, io però direttore, tra le altre cose, lei da ciclista ha
è stato anche compagno di squadra dell'ideatore della trasmissione che mi affianco oramai da oltre un decennio. Ora, quando è arrivato all'Ariostea nell'87, era già passato sotto le grinfie di Riccardo Macrini, quindi era, diciamo, un corridore come un po' più formato, un po' più... Cioè, Riccardo l'ha tenuto a battesimo quando era, diciamo, un pulcino. Poi, quando è arrivato, sei arrivato all'Ariostea, era... Come eri? Più... No, avevi una Tirreno Adriatico alle spalle, cioè sei arrivato da gran spolvero. No, non per fare i complimenti a Valerio, però Valerio all'Ariostea già era direttore sportivo. E in gruppo. In perché, gruppo. Sai, Valerio, noi avevamo Giancarlo Ferretti, che era è stato il grande direttore sportivo della storia del ciclismo, però mi ricordo che Valerio era il direttore sportivo in gruppo, perché lui ci dava le direttive, muoviamoci, cioè, anche se poi in fuga dovevamo andarci io e te, Valerio, perché dovevamo coprire le fughe, quindi. Però lui si vedeva che aveva grande talento per fare questo tipo di mestiere, perché già da atleta sapeva gestire i momenti complicati che le corse a volte presentano. È vero, Valerio? Ma sai, è vero, tutto grazie. Sono stati degli anni fantastici, sì. E chiaramente io anche ho imparato, come hai detto bene, da un grande maestro che è stato Giancarlo Ferretti, soprattutto diciamo la serietà con cui interpretavamo questo nostro lavoro, c'era una disciplina, c'era da essere ligi ai suoi ordini, però alla fine eravamo tutti era una squadra, eravamo tutti uniti per un obiettivo, quindi ognuno aveva il suo ruolo. E cioè, io chiaramente non ho mai vinto una corsa, ma penso che di aver contribuito a farle vincere ai grandi campioni con cui ho corso e con cui ho diviso quegli anni. Per me tutte le vittorie di Moreno, tutte le vittorie di Sørensen, o tutte le vittorie che abbiamo ottenuto, mi sento parte di questo, ed è quello che voglio trasmettere anche ai miei ragazzi nel ruolo che ho adesso. Cioè, si vince se si è un gruppo, se si ha tutti l'idea di andare insieme a cercare di conquistare la vittoria. Quindi si deve creare questa atmosfera nel gruppo, se no è difficile. E in quegli anni con Luciano chiaramente eravamo un bel gruppo, sì. Contro Magrini tante volte. Posso fare una domanda a Jacopo, a sì, Valerio? Sì. E come no? No, perché magari poi dopo va via e mi interessa molto la sua opinione, se si è fatto un'opinione. Intanto a Valerio le avevo già fatto i complimenti alla partenza della Milano Torino, perché la mano della competenza si è vista. Lui ha una grandissima esperienza in squadre anche di alto livello, quindi Intermarché, Wanty, Gobert, prima era una squadra, diciamo, una squadra sì professional, poi ha fatto il salto, è diventata una World Tour, però mi sembra di vedere un po' con gli inserimenti di vari corridori, ma qui c'è la mano anche tecnico-tattica, perché non è normale e non è regolare vedere, cioè non è casuale, scusatemi, vedere corridori, lo diceva prima anche Valentino, 3-4 corridori nei finali di corse, prima non c'erano mai, e oggi si vedono perché è squadra e perché corrono bene. Ma io ti volevo fare questa domanda, Valerio, se mi puoi rispondere, se ti sei fatto un'idea. Prima parlavi una risposta per qualcuno dei nostri al Fiandre, tu sei stato molto diplomatico, non ci abbiamo chance, perché stanno male, perché sono tanti ammalati. Moscon, per esempio, anche lui, cioè parlavo con Martinelli l'altro giorno, hanno subito 20 ragazzi malati in ritiro a gennaio, e se te malati. Ora, questa malattia, parlavo con Gazzoli, lo posso dire perché l'ha scritto su Instagram, quindi gli hanno trovato un batterio della polmonite, lui correrà insieme a Moscon il Fiandre, però poi dopo si dovrà curare.
Ecco, ti sei fatto, vi siete fatti un'idea di come mai c'è questa, diciamo pure epidemia, perché l'abbiamo avuto anche noi i momenti freddi con un po' di bronchi infiammati, si faceva un aerosol, poi non eri al 100%, però andavi alle corse lo stesso. Oggi se non sei al 100% non combini niente, perché l'abbiamo visto anche ieri nell'attraverso le Fiandre come andavano. Ma per come mai? Perché, cioè, i vostri medici, il vostro staff medico, vi siete fatti un'idea? Perché sinceramente così io non l'avevo mai visto. Guarda, metti il dito sulla piaga. Io fino a un'ora fa sono stato al telefono con i medici della squadra, incazzato, perché dico: com'è possibile che io devo andare alle corse e non ho i corridori? Chiamo uno, è ammalato, l'altro ha la tosse, l'altro ha la febbre. Rota, che dopo la Sanremo è andato, doveva fare l'Arciano, in forma, mi chiama: Valerio, stanotte 39 di febbre. Ne abbiamo 10 noi in questo momento, quindi conosco bene il problema, e la risposta che mi danno i medici, cioè, non lo sanno neanche loro. Cioè, pensano il fatto che chiaramente sto Covid e tutto quello che ci è andato dietro, chiaramente siamo stati in una bolla, ma bolla chiaramente che ha magari protetto da questo virus, ma che ha forse indebolito anche un po', e sappiamo i corridori quando sono in condizione sono al limite, il sistema immunitario è già al limite perché sono in condizione. Poi adesso arriva la stagione, come ogni anno, cambio di temperatura, al Catalunya un giorno 20 gradi, il giorno dopo 5, e quindi ci si mette di mezzo il malanno di stagione, ma abbinato forse al fisico debilitato dal sistema immunitario, debilitato magari dal dover aver combattuto con questo Covid. Quindi è tutto un insieme, è tutta una situazione che attualmente complica molto il quadro delle selezioni, come hai detto te, tanti corridori che dovrebbero essere in condizione, dovrebbero essere fra i protagonisti, non ci sono. Addirittura Van Aert è in dubbio, sì, al Fiandre per questo problema. Quindi è un problema di veramente molto, molto attuale. In tutte le squadre siamo confrontati a questi problemi. Una risposta al 100% non te la so dare, però ci sono queste situazioni. Secondo me è un insieme di problemi che vengono un po' da tutte queste problematiche, però. Io ho un'idea molto spartana. Da bambini ci si metteva sassi in bocca, le mani tutte sporche. Noi le autodifese ce le facevamo nella terra, tutti sporchi, tutti sfangati. Rabottini era uno, insomma, anche lui sempre là, tutto dei nero. Più sporchi, dai, dillo. È vero o no? Il più sporco è... No, ma effettivamente... Sporco tipo così, guarda. Allora, sì. Qui ero sporco. Ma qui, cioè, scusami, questa è sul Turchino, no? Vabbè, sì. Tutti... Cioè, era la ha detto Moreno che è un altro eritreo. Sì, già c'erano, no, allora. C'erano già degli eritrei. Avevamo preso la neve, eravamo tutti neri così, però vedi, anche lì, cioè, ma Valerio, ma quando si andava là nelle Langhe, nelle Lande belghe, che le mucche c'erano passate di lì, si raccattava tutto, anche gli escrementi si mangia, eppure secondo me questa bolla, questa protezione che è stata fatta in maniera così sistematica, perché purtroppo le leggi, tutto, secondo me ha rovinato tutto, perché questi mi sembra che, cioè, Petilli in fuga, bello, cioè, e poi magari il giorno dopo morto, cioè, così, vedi, cioè, i Neos hanno finito in tre a Catalogna. Il giorno prima andavano forti. Quello che è disarmante è proprio questo. Ecco perché ti ho fatto questa domanda, perché noi, anche in virtù di quello che hai detto di Van Aert, domenica ci aspettiamo uno scoppiettio di questi grandi protagonisti, e poi magari
magari non sono all'altezza, perché magari la sera prima o covano qualcosa e poi si ammalano il giorno dopo, sono così. Eh sì, l'interpretazione può essere giusta. Chiediamo insomma un giudizio a Valerio Piva, direttore, d'accordo? No, ma sono d'accordo, chiaramente 2 anni che andiamo in giro con le mascherine, ok? E non abbiamo mai preso, a parte il Covid, chi l'ha preso, chi non l'ha preso, però no, nei 2 anni di mascherine nessuno si ammalava di raffreddore o di altri. Adesso che le mascherine le abbiamo tolte e sono molto contento e tutti sono molto contenti, purtroppo forse... non siamo più protetti agli altri virus che ci sono, che circolano specialmente in questi periodi, e che sono le malattie di stagione, l'influenza banale, il raffreddore, la bronchite, e adesso le conseguenze sono quelle che i nostri atleti, forse sono d'accordo con Magrini, che questo forse è la conseguenza del fatto che abbiamo protetto, ci siamo protetti in generale tutti troppo, e adesso dobbiamo riabituarci ad affrontare anche gli altri virus che ci circondano. Fagli Valerio... mangiare qualche pietra domenica, là, gli fai mangiare in bocca. Gliele metti un po' in bocca. Qualche pietra in bocca. Che magari fanno. Ne mangeranno di pietre. Ne Valerio, ascolta, a prescindere l'aspetto sportivo del Fiandre, che sicuramente ci tiene in grandissima attenzione, però tu abiti in Belgio, vogliamo spiegare brevemente che cos'è il Fiandre per il Belgio, l'evento sportivo di questa manifestazione? Ma il Fiandre per il pubblico. È una grande festa, soprattutto è l'avvenimento sportivo più importante dell'anno. Non ci sono altri avvenimenti in Belgio più importanti del Fiandre. E quindi oltre ad essere una grande gara, una grande competizione sportiva, è una festa popolare. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, io ti dico, in questo momento in televisione c'è in diretta un programma sul Fiandre da 2 settimane, diretto ogni sera con personaggi, ex ciclisti, ciclisti attuali, ci sono dei servizi su... ieri sera parlavano addirittura di ballerini, parlano di ciclismo, parlano di in questo mese ciclismo è il pane con cui il Belgio si nutre. Quindi il Fiandre è il giorno clou di questo momento della stagione. Hanno la fortuna di avvicinarsi al Fiandre con delle gare che sono, abbiamo detto prima, la Gan Wevelgem, le tre di Arelbeek, ci sarà poi la Roubaix, ci saranno le Ardenne, cioè tutto il mese di aprile è un susseguirsi di avvenimenti, e il Fiandre è l'avvenimento più importante, quindi essere lì, già io l'ho fatto da atleta, tutti gli atleti che sono qui hanno partecipato, si sa quello che si sente quando passi in mezzo a una folla di gente che ti applaude dal primo all'ultimo, e quindi è anche chi è là seduto tutto il giorno o con una birra in mano, si diverte ed certo. è una festa. Insomma, in Belgio in questi giorni è un po' come se ve lo andasse in onda tutti i giorni, questa indicazione per l'ideatore della trasmissione, magari fai sempre in tempo ad esportare l'idea belga di un approfondimento sul ciclismo, sì. H24 anche qui da noi. Va bene, per chiudere, direttore, ci fa un nome secco per il Fiandre di domenica? Van der Poel, sarà contento allora il suo ex compagno di squadra Luciano Robottini, perché insomma è il suo corridore preferito. Grazie direttore, in bocca al lupo e complimenti di nuovo. Grazie. Ciao a voi Valerio, tutti. grazie tanto. Alla prossima, ci vediamo. Grazie Valerio. A Valerio grazie. Piva. Poi ve lo faccio fare anche voi il nome secco. Sei la
l'uomo più ricercato via SMS, Aldo, Gabriele, Maria Franca ha detto sono contento che sei famoso. Ci spieghi che cosa stai facendo, Moreno, perché al di là dell'attività agonistica che fai con i ragazzi c'è un'altra parte che è quella che si rivolge alle scuole e che è veramente bella da vedere, perché noi adesso abbiamo parlato del Giro delle Fiandre, insomma dei massimi sistemi di questo sport, però ai massimi sistemi si arriva se si parte da dove? Dalle basi. Dalle basi. Sì, tu conoscete benissimo il mio progetto perché sono qui che l'ho presentato 6 anni fa, quindi in 6 anni sono partito con una piccola scuoletta di allievi, con 3 ragazzi, una piccola scuola di ciclismo, ho iniziato con 10, 15, sono cresciuto e attualmente ti parlo dei numeri dati della stagione 2021, ho avuto tesserati 60 ragazzi tra esordienti, allievi e promozionali, quindi di questa parte una 40 o anche più erano soltanto bambini promozionali dai età media dagli 5 agli 8-9 anni, che sono tutti ragazzi che adesso mi stanno lasciando i messaggi, perché devo dire che è una grandissima soddisfazione, non guardo l'aspetto economico ma veramente quello che mi danno questi bambini, cioè io penso di avere oggi, non me ne voglia mio figlio che sarà gelosissimo, Mauro. Che salutiamo Mattia! Devi far vedere anche ah sì, è vero, allora ho questo, adesso non so se si vede bene, un aereo TV6 con 3 cuori e poi per Jacopo e Luciano, viva il ciclismo dentro. Noi lo facciamo anche per la gioia di Mattia, poi lo recuperiamo Mattia, non ti preoccupare. Facciamo anche volare, ecco Luciano. Ti pareva. Perdonami, sei un bravo maestro, ciao papà, sei super. A proposito di Mattia. Mi sono salvato, non rientravo a casa. E quindi veramente sono bambini che intanto ti danno tanto a livello affettivo, veramente si stanno legando a me. Però cosa importante è che questi bambini giocando, scherzando e ridendo da piccoli iniziano ad apprendere le tecniche di base e soprattutto per la propria sicurezza, perché non ci dimentichiamo che tutti questi bambini saranno i futuri ragazzi ciclisti che un giorno andranno su strada, ma non pensando solo a correre all'agonismo, ma andranno su strada perché useranno una bicicletta come mezzo di trasporto. E sappiamo tutti che oggi è diventato veramente pericoloso andare in bici su una strada, quindi è quello che la mia missione è quella, è fare progetti per la sicurezza. Valentino mi conosce bene perché su quella pista ciclabile che stiamo vedendo ci incontriamo spesso e mi incontra con gruppi di tutte le età, mi incontra con bambini, ragazze, signori, anziani, quindi sto praticando questo sport a 360 gradi, è veramente la parte agonistica. È un aspetto quasi marginale. Oh, Valentino, insomma, gli incontri sono frequenti su quella parte della nostra regione, su quella ciclabile? No, gli incontri sono frequentissimi, però già prima l'accennavo, non è l'aspetto agonistico con il quale lui stressa i ragazzi, che è la cosa più bella che c'è, ma lui svolge anche una funzione sociale. Sì. Moreno toglie dei ragazzi dalla strada, li porta in strada con le bici e gli fa scoprire un altro mondo che gli permette di divertirsi in modo sano. Questi ragazzi, se non saranno dei grandi ciclisti in futuro, sicuramente saranno dei ragazzi che partono con delle fondamenta di vita molto più forti. Io ribadisco il mio concetto: meno pseudo campioni cicloamatori delle Gran Fondo, più ex atleti che si dedicano a far crescere il ciclismo. Se riesci a fare il 50% di ciò che fa Moreno, se hai raggiunto un obiettivo grandissimo. E poi può essere anche un lavoro, perché certo, ovviamente lui fa quello, lui non è che ha lasciato altri lavori per dedicarsi a questo. Allora, tanti ciclisti che si inventano le cose più strane, lasciate perdere, venite qua, avete lo sponsor che vi dà lo stipendino per andare a vincere, no, prendete quello sponsor, portatevelo dietro e portate i ragazzi al ciclismo. Negli occhi di quei ragazzi ogni ragazzo che sorride vale per 100 Gran Fondo vinte.
Questa deve essere la strada, questa dobbiamo trasmettere tutti quanti, ci dobbiamo lavorare e le federazioni per prima. Non si deve criminalizzare nessuno, non si vuole criminalizzare il movimento cicloamatoriale, ma bisogna che i grandi valori che abbiamo, le risorse che abbiamo, chi il ciclismo l'ha vissuto e ne capisce anche qualcosa più degli altri, è bellissimo se ridà indietro e lavora per far crescere questo sport. Perché certo, i giovani sono il futuro. Io mi ricordo una puntata nel 2017-2018 da voi, vi parlai di un ragazzo sloveno che io volevo e che disse che doveva finire a studiare, non sarebbe venuto con me. Beh, quel ragazzo è quello che oggi sta vincendo tutte le gare. Pensate, Tadej Pogacar. Sì, è proprio lui. Pensa quante storie si sono incrociate qui dentro, anche solo indirettamente. Se andate a riascoltare la trasmissione, no, guarda, sarà l'obiettivo della mia settimana, Valentino. Sarà l'obiettivo della mia settimana andare a ritrovare quella puntata. Certo, se 2017 o 2018 sono 70 puntate, ci vorrà un po' di tempo. Quelle volte che ci sono stato io. Prima o poi lo troverò. Oh, Moreno, poi, tra le altre cose, oltre a questa attività, c'è un progetto fatto con le scuole, peraltro anche con tua moglie, che ha creato la Moira Life Experience. Sì. Che cos'è? Ce ne vuoi parlare? Vediamo anche una macchia fotografica della tua, eccola qua, della tua esperienza all'interno delle scuole. Allora, questo di Moira, di mia moglie, è un progetto non nato con le scuole, ma è un progetto nato con la mia scuola, e sta facendo quello che non stanno facendo nelle scuole. Quindi questa è, diciamo, un'idea che gli è nata durante comunque il periodo Covid, quindi poi quando c'è stata comunque l'isolamento che c'è stato da parte di tutti, ma soprattutto dei ragazzi. Quindi mia moglie, dall'esperienza di mio figlio e di tutti i bambini che comunque ha visto chiusi in casa, poi sono rientrati a scuola perché magari le scuole non si prendevano alcune responsabilità di fargli fare dei progetti, e guardando immaginando i bambini chiusi in classe 5 ore a scuola con una mascherina e non potevano muoversi dal banco. Mio figlio faceva educazione fisica, tornava a casa, facevano educazione fisica sul posto, ma non per colpa solo della scuola, purtroppo c'è stata la pandemia e quindi loro hanno dei regolamenti e leggi, da protocolli da rispettare. Quindi da tutto questo è partito quest'idea di fare dei progetti extra scolastici, perché non sono legati alla scuola, e siamo partiti con piccoli progetti culturali, didattici, ludici. Non ti so raccontare tutto, ma i bambini, cioè, qualcuno te lo dico, siamo partiti dalle fattorie a fargli vedere come si faceva il formaggio, come si fa il pane, hanno fatto lavori con la ceramica, hanno visto come nasce una campana di vetro. Progetti, veramente tantissimi progetti, quindi sono partiti da piccole idee e siamo arrivati a fare la media adesso di 2 progetti a settimana. Quindi io mi organizzo i calendari, finisco le gare la mattina, torno a casa il pomeriggio e mi trovo 20-30 bambini a casa o in qualche struttura a fare dei progetti in giro. Cioè, l'ultimo che stiamo facendo ora, stiamo organizzando, perché a scuola purtroppo non le stanno facendo, stiamo organizzando una gita con le famiglie, quindi faremo una gita tra un mese, veramente a 360 gradi, tutto improntato sul 90% sui bambini, oltre a qualcuno anche per gli adulti. Oh, a proposito, mi corre l'obbligo di salutare la famiglia di Nicola Micolucci, che era socio dell'US Lanciano, è venuto a mancare, e noi ovviamente alla famiglia facciamo ovviamente le più sentite condoglianze da parte di tutti noi. Peraltro, prima di andare in onda, stavi vedendo domani mattina, già sei di nuovo all'opera. Domani 8:10 ho la prima ora, che poi col ciclismo non è facile entrare nelle scuole, perché sai, con pallavolo entri con una palla, il campo dentro. Cioè, io per fare lezione alle 8:30
arrivo a scuola almeno mezz'ora prima, perché devo scendere biciclette, conici, Nessini, traccio il percorso, quindi ogni giorno monto e rismonto un percorso, quindi diciamo anche abbastanza complicato, perché loro non hanno comunque le biciclette a scuola, quindi sono io che le porto, bici, casco e tutta l'attrezzatura, quindi è un bel lavoro, te lo assicuro. Luciano. No, mi emoziono quasi sentire tutti questi progetti di Moreno, perché una decina di anni fa, un'intervista al nostro presidente federale, l'ex presidente federale Renato Di Rocco, quando in quel momento c'era veramente una grande crisi intorno al nostro movimento ciclistico, disse che le grandi colpe del ciclismo erano stati gli ex corridori. Io adesso, sentendo queste belle iniziative di Moreno, mi viene quasi rabbia a questi dirigenti. E io vorrei tanto sapere oggi la classe dirigente attuale di questo sport cosa fa per aiutare questi dirigenti di base per tramandare il ciclismo. Io ti volevo domandare, Moreno, tu ti sono vicini i dirigenti federali sia a livello locale che quelli nazionali dopo tutti questi progetti che porti avanti? Allora, mi sono vicini, ma ti ripeto, come ho detto prima, si potrebbe fare molto, molto di più. Sì, perché comunque se progetti, qualche progetto che si è fatto comunque sono stati comunque indirizzati dalla federazione, quindi non nego che comunque mi sono vicini, però poi sul campo magari non è neanche colpa vostra, ma colpa loro, magari poi sul campo manca proprio il supporto tecnico e anche materiale. Ma iniziative come la tua in Italia secondo te ce ne sono parecchie? No, beh, ce ne sono altre che sono progetti, anche altre scuole, un progetto comunque a livello nazionale, poi ogni federazione, ogni regione indirizza i propri progetti verso altre scuole di ciclismo che ci sono, quindi sicuramente ce ne sono anche altri, però se ne parla poco forse, quindi ci sono, però se ne parla poco, quindi noi grazie a voi che gli date risalto ai miei progetti. A fare la nostra parte, Riccardo! Anche in questo caso ti vedevo molto concentrato, perché so che, cioè avevi detto anche te qualche mese fa, eri stato impegnato in un incontro all'interno delle scuole. Ora, ribadisco quello che ho detto prima, secondo me molto spesso ci si accapiglia su questioni che però sono, si attengono solo alla parte, quella iperprofessionale, iperprofessionistica di questo sport, ma anche di tutti gli altri sport, e probabilmente perché è un po' più semplice parlare nel dettaglio di quello che si vede, delle corse che si vedono la domenica, di quanto va forte uno, di quanto va piano l'altro, però poi in realtà di queste cose che costa più fatica, almeno quante ne fa Moreno domani mattina quando deve scaricare tutte le bici e tutti i cinesini, si fa un po' più di fatica, e quindi questi discorsi li si lascia sempre un po' per ultimi. Poi Jacopo, sai che sia io che Luca Gregorio molte volte tocchiamo questo tema, sì, sempre più spesso, e cerchiamo di sensibilizzare anche la federazione, perché io l'ultimo di recente l'ho attaccata duramente anche sul centro studi, che non serve, stavo per dire una parolaccia, non serve a niente. Non serve a niente, formi direttori sportivi, ma quello che fa Moreno, fuori onda se ne parlava prima anche con Valentino, io sono anni che dico, uno smette di correre, ha fatto il professionista, ha praticamente percorso per almeno una ventina d'anni un mondo che ti dà delle esperienze, è un patrimonio, e poi deve andare a fare un altro lavoro completamente diverso, avendo anche delle grosse difficoltà, e tutto quello che ha imparato in quei 20 anni, perché di cose se ne impara facendo il corridore, specialmente se arrivi anche ai massimi livelli, lo devi buttare via, e perché magari vai a fare il magazziniere, l'autista, vai a fare altri lavori magari umili che ti garantiscono magari lo stipendio per andare avanti nella vita,
perché è vero che ci sono tanti soldi nel ciclismo oggi come oggi, però ci sono anche quelli che guadagnano anche poco. Quindi potrebbe, come ha detto prima Valentino, potrebbe diventare anche un lavoro per un ex professionista che abbia la volontà, perché ci vuole anche la capacità. Moreno ne ha la competenza e la capacità, perché per star dietro a bambini di 5 anni e poi anche tutta una serie di età, al di là del fatto che deve avere una grande capacità anche di comunicazione, perché per insegnare non è facile. E quindi credo che queste cose siano lodevoli. Temo che progetti di questo genere in Italia ce ne siano veramente pochi, e dovrebbe essere un esempio proprio Moreno, attraverso il comitato regionale abruzzese, e poi dopo andare avanti a livello federale, perché ne venga molti di più. E magari uno che smette di correre dice: bah, magari mi faccio anche, invece di andare a fare qualsiasi altra cosa che non è più la bicicletta, io tutto quello che ho imparato lo metto a disposizione dei ragazzini. Questo per il ciclismo, ma è ancora più complesso. Prima io ho detto non c'è cultura, perché non c'è la cultura dello sport in Italia. Non è detto solo ciclismo, ma di tutto lo sport. I ragazzi oggi, ma io ho fatto quella cosa che hai rammentato, Jacopo, a novembre, dove abbiamo interessato anche il Ministero della Salute, anche il Ministro Roberto Speranza ci ha dato un messaggio. Ma più gente è sana, e grazie al movimento, allo sport, quindi mobilità, sostenibilità e salute è uguale, sono equazioni semplici. Se però a scuola, purtroppo, e ora sta cambiando, comunque stanno arrivando anche lì, purtroppo le due ore di educazione fisica le fa una maestra o un insegnante che magari di matematica o di italiano, che non sa niente di movimento o di educazione fisica, cioè, te capisci che siamo messi male. Allora, bisogna ritornare a queste cose, ai giochi della gioventù, dobbiamo ricreare quello che è la cultura sportiva, che ci ha poi permesso anche noi di fare la nostra carriera da corridore. Poi uno sceglie, può giocare a pallavolo, può giocare a basket, può andare a giocare a qualsiasi altra cosa, può scegliere anche il ciclismo. Ma quello che fa Moreno dovrebbe essere proprio, cioè il comitato regionale abruzzese, chi è il presidente ora, Moreno? Mauro Marrone. Sì. Il signor Mauro dovrebbe andare dal signor Cordiano e dirgli: vada Cordiano, che qui noi facciamo questo. Secondo me quello che fa Moreno De Biase è una cosa che potrebbe essere applicata a tutti gli altri comitati. Bisogna cominciare così, cioè non puoi essere un'isola che te fai bene e poi però fai bene per mille, hai detto mille ragazzi, no Moreno? Ma dovrebbero essere centinaia di migliaia di ragazzi aiutando questa cosa. Quindi io comunque nel mio piccolo, nelle mie piccole storie che racconto ad Eurosport, sosterrò anche questa cosa insieme a Luca, perché è un tema a noi caro questo, perché certo, noi sappiamo che bisogna partire dalla base. Poi a noi si racconta il ciclismo di alto livello, ma quello è un altro discorso. Noi siamo consapevoli che bisogna partire dalla base, e questi progetti, questi sforzi che fa anche Moreno, che lo fa volentieri perché si vede, perché ci gode a farlo, è piacevole stare anche con i bambini, devono essere sostenuti dal Ministero della Salute, dal Ministero dello Sport, dalla Federazione Ciclistica Italiana, cioè dal CONI. Queste sono cose che devono essere sostenute. Assolutamente. Peraltro, dal punto di vista agonistico, avete partecipato anche a Cerni alla prima prova del circuito XCO Abruzzo Race 2022. Ce lo racconta
Moreno Di Labbio, che era quel giorno a Scerni. Poi ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo con l'ultimissima parte, ma avremo veramente pochissimo tempo. Tanto vediamoci il servizio di Scerni. Cari amici di Velò, è ripartito il campionato regionale con le gare di cross country. Domenica 27 marzo si è svolto il 12° trofeo Accademia della Ventricina a Scerni di Vasto. La gara appartiene al circuito XCO Race, è stata organizzata dalla Vastese in Bike. Questa manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 200 partecipanti ed era aperta a tutte le categorie. A vincere la classifica assoluta è stato Mancinelli Fili, seguita da Marco Ciccanti, terzo sul podio Parrucci Matte. Per le donne la prima a tagliare il traguardo è stata la invincibile Karin Sorgi, seguita da Anna Maria Risca, terza Tania Silvani. Hanno partecipato anche le categorie agonistiche, premiate prima delle categorie amatoriali. È stata una gara molto veloce, con una salita molto ripida, dove c'era anche la benedizione del simpatico Mauro Acquarola nei panni del vescovo. La novena del vescovo. Del padre, del figlio. È stato un percorso tecnico che si è svolto all'interno del boschetto con ostacoli naturali e artificiali. Alla fine delle fatiche ci si è potuti rifocillare con un gustoso panino alla Ventricina messo in palio dagli organizzatori. Buona la prima! Il circuito XCO Abruzzo Race 2022 è un circuito di gare inserito nel calendario fuoristrada 2022 del Comitato Regionale Abruzzo ed è articolato su 8 prove. La prima appunto è quella di Scerni di Vasto, organizzata da Vastese in Bike. La seconda prova ci sarà il 10 aprile a Popoli, organizzato da Ciclisport Mania. Il 24 aprile sarà a Fossa Cesia, organizzato da Bicimania, e il 1 maggio a Rapino, organizzato dal Team Bike Bucchianico. Passeremo poi al 10 luglio a Poggio Picenze, organizzato da No Limits, e il 17 luglio 2022 a Sant'Omero, organizzato da Area 259 ASD. Il 29 agosto saremo ad Archi, organizzata da Ciclistica L'Aquila, e infine il 25 settembre a Rocca Casale, organizzato da Pavit Bike Team. Pensavate che andassimo in pubblicità? No, altrimenti avremmo avuto troppo poco tempo, vero Luciano? Oramai sì. No, facciamo un po' come
Come ti pare? Facciamo, non come ci pare, nel senso che non abbiamo proprio il tempo materiale proprio per dire e fare tutto. Ci dici i tre ragazzi che abbiamo visto, i tuoi tre ragazzi sul podio? Sì, erano domenica sera, la prima gara sul podio c'è stata la prima vittoria stagionale di Alessandro Pellegrini, la riconferma di Francesco Rossi Rossi e la novità un bel piazzamento di Federico Dell'Elce al terzo posto e anche un buon risultato, un bel podio di Jefferson Peralta tra gli esordienti. Intanto fammi salutare un amico che è Andrea, che si è rotto tibia e peroe, vedo che ci ha mandato una foto dall'ospedale, evidentemente con il gesso, però ci sta seguendo e dunque gli facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione, ciclista anche lui, sono cose che capitano. Luciano. Riccardo, snoccioliamo qualche minuto Valentino, già che è qui con noi, lo dobbiamo sfruttare fino al massimo. Valentino, ascolta, quanto ti piace questo ciclismo negli ultimi due anni? Come è migliorato questo sport? Perché secondo me in questo momento l'interesse è veramente molto alto vicino alla nostra attività sportiva. Ma guarda, il ciclismo come tutte le cose si evolve, però non perde mai il suo fascino. Cambiano gli attori, cambia il modo di correre, e cambia anche il sistema di organizzare e gestire le gare, però a me piace sempre tantissimo e piace ancora tantissimo ai tifosi. Quello che pochettino mi dispiace, Riccardo prima mi pare che l'ha toccato lui, è che in Italia come prodotto non è stato neanche molto difeso, perché è vero che se si è fatto male, se un ciclista si fa male va in prima pagina sulla Gazzetta, ma è altrettanto vero che durante il Giro d'Italia chi vinceva la tappa prendeva uno spazietto così piccolo che era semplicemente ridicolo. Questo era il loro prodotto. Poi se ci metti che se la gara non è neanche loro o non ha neanche quel tipo di attenzione mediatica, un pochettino soffre, ma per errori degli stessi organizzatori. Perciò ho detto, dobbiamo ritornare indietro, chiuderci in una camera senza nessuna attenzione mediatica e cercare di capire i mali che ci hanno un attimino rallentato nella crescita. La passione popolare c'è tutta. Noi facciamo poco per farla crescere. Io penso che se ci fossero 1000 Moreno di Biase, perché lui c'ha 1000 ragazzi, ma prende una piccola parte dell'Abruzzo. Provate a pensare a prendere tutto l'Abruzzo e avere in zone ancora molto più abitate avere altre persone come lui. E poi la passione dello sport nasce così, c'è poco da fare. Ci vuole il grande campione che tira dietro tutti, ma c'è anche il ragazzino che ha iniziato a fare ciclismo da bambino e il ciclismo se lo porta sempre dietro come passione. Quindi questo settore ha bisogno di quello, le tattiche di gara sono dettagli. Sono dettagli che poi quando ti appassioni la apprezzi, capisci, puoi dire mi piace di più, mi piace di meno, va cambiato questo, va cambiato quello. Io non credo che vada cambiato tanto, c'è stato un periodo in cui erano i computer che facevano le gare e nessuno dava mezzo colpo di pedale in più. Oggi invece vedo delle gare bellissime, si scattano, controscattano. L'altro giorno c'erano parecchi atleti che potevano vincere, domenica ci possono essere tante sorprese, malgrado ci sono dei grandi favoriti. Valentino, cosa si potrebbe fare per arginare un po' lo strapotere di certi gruppi sportivi? Giustamente vediamo che ci sono team che hanno la possibilità di investire molto e giustamente di conseguenza vincono tantissimo. Magari altri investono un po' meno perché non hanno possibilità economiche e si devono accontentare un po' magari di un piazzamento decoroso. Cosa si potrebbe fare per livellare un po' questo aspetto sportivo? Guarda, innanzitutto il numero di squadre World Tour è troppo alto. Questo impone agli organizzatori di invitare, c'hanno poco spazio per invitare nuove squadre chi vuole correre. Invece il ciclismo ha bisogno di più squadre possibili e un po' di rotazione a grandi eventi aiuta tantissimo. Penso anche che non è possibile che c'è una squadra che ha 50 milioni di budget e ce n'è una che ne ha 10, perché poi i valori sono diversi.
Poi capitano gli esempi come ci è successo domenica scorsa, dove Golia performa in un modo diverso da quello che ti aspetti, come ci accadde anche al Giro d'Italia con Damiano Cima. Il bello del ciclismo è che nulla è scritto. Certo che se parti con i migliori campioni al mondo normalmente arrivi là davanti, eh. Poi ci sono le rare eccezioni, la sfortuna. Quest'anno c'è Lefebvre che ha una bellissima squadra per queste gare, se li ha trovati tutti ammalati lo stesso periodo e ovviamente i risultati non vengono, poi parte lo stress, partono altre cose. Tempo fa, Valentino, leggevo un articolo, dicevano chi investe nel ciclismo un euro ne guadagna 10. Forse anche più. Che tipo... Io credo di più. Io credo di più. Sì, perché questo... Che noi ci hanno dato della visibilità del solo Tour de France. Il primo anno che siamo stati con la Israel, che avevamo una scritta dietro molto grande, e ci venne fuori 18 volte l'investimento nel solo Tour de France come visibilità. Quindi se indovini anche la sponsorizzazione, la posizione della scritta, tanti altri piccoli dettagli, il vantaggio è enorme. Prima ci chiedevano, ma perché Valentino Sciotti non sponsorizza anche Moreno Di Biase? Non ho scritto io, non ho il telefono in mano. Glielo chiedo ogni anno, glielo chiedo. Quindi. Io vi dico, no, perché già avevo fatto altre cose, guarda, ma non è la piccola percentuale. Sponsorizzazione successiva, il fatto è che il mondo dello sport non lo posso reggere da solo, è impossibile, siamo troppo piccoli, perciò ho detto prima, io vorrei che tanti Valentino che investono nelle attività amatoriali, che sono bellissime, ci vado anch'io, quindi non assolutamente non sto a rinnegare il mondo che frequento anch'io, però quello è bello per essere amatoriale. Quando hai un euro da investire, lo devi investire su queste attività. Investiamo sull'agonismo, investiamo sui giovani, noi ce lo possiamo pagare da soli. Un atleta di 30, 40, 50 anni non può avere problemi ad andare a fare la gara a spese sue. Invece è bellissimo se aiuta a far fare le gare a tanti ragazzini in più. Il lavoro di Moreno. Ha detto Moreno, ci penserai questa notte, va bene. Ora noi siamo veramente in chiusura, facciamo vedere i prossimi appuntamenti. Allora, il 2 aprile, il quinto trofeo del mare giovani a Francavilla al Mare, ritrovi a... Francesco Paolo Tosti presso il Gran Caffè Mambo, ore 13.30, partenza ore 15, categoria giovanissimi, 7-12 anni, verranno premiati come avete visto tutti i ragazzi. E poi, questo lo prendiamo anche dal sito della Federciclismo, il giorno dopo, 3 aprile, su strada per gli allievi e per gli esordenti, per gli allievi a Scerne, trofeo. Settimo trofeo GLS GS per gli allievi e poi il secondo trofeo Chemipol per gli esordienti di primo e secondo anno, sempre a Scerne. Noi siamo davvero in chiusura, ancora una volta, io volevo mandare tante cose. Ah, ecco, questa è la foto che ci ha mandato Andrea, che ci sta seguendo dall'ospedale, lo salutiamo, buona guarigione, avremmo voluto parlare di tante altre cose, tutto quello che non riusciamo a fare è perché... Un'ora e tre quarti non ci bastano veramente più. Grazie a Valentino Sciotti, grazie Valentino per essere stato con noi. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Riccardo. Oh, ci date un nome secco però, un nome secco ce lo dovete dare. Valentino, chi vince a Fiandre? Kampenaerts, bello, bello, mi piace. Un nome un po' particolare. Riccardo. La sorpresa, sai. Certo. Vince il bimbo sloveno domenica. Ah, va sul sicuro, si mette in protezione. Protezione, va forte. Non abbiamo parlato di Bajoli, del Catalogna. Sì. Cioè, questa trasmissione dura troppo poco. Troppo poco, dai. Troppo non si poco, può. Hai ragione. Ideatore, bisogna portarla a due, dai. È vero. E consiglio che siamo anche rientrati prima. Luciano, chi vince domenica? Ma chi vince? Sarà sicuramente una bella corsa. Mi auguro Van der Poel perché... Stranissimo. Il mio corridore... Stranissimo, vero.
Ma Tiberi ci sarà? Tra qualche anno la vincerà Tiberi, sì, penso. Però quest'anno penso ancora tra i nomi che avete detto. Va bene, va bene. Grazie, grazie a tutti. Buon Fiandre, Riccardo. Noi saremo ovviamente con voi, vi seguiremo per l'integrale del Giro delle Fiandre, la corsa che ti piace di più, piace tantissimo anche a noi, ovviamente su Eurosport e Discovery Plus. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo giovedì prossimo per vedere chi il Fiandre lo ha vinto. Buonanotte. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più.